Emergenza coronavirus, poco più di 1000 gli ultimi tamponi processati, 79 i nuovi positivi. A Venosa preoccupa l'improvvisa impennata di contagi, sono 14 nuovi casi accertati relativi a 3 diversi nuclei familiari. Le positività riguardano anche alcuni bambini e ragazzi. E intanto la campagna vaccinale prosegue a rilento. Secondo uno studio del quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore, la nostra regione con questo ritmo potrebbe raggiungere l'immunità di gregge solo nel 2035. Ospedale San Carlo di Potenza, il Consiglio di Stato respinge il ricorso dell'ex DG Barresi contro l'annullamento della sua nomina. Dopo alleanza per il fotovoltaico, anche Elettricità Futura è scesa in campo contro la proposta di legge regionale che pone limiti alla potenza degli impianti, a rischio investimenti e lavoro. Il mondo del calcio in lutto per la prematura scomparsa di Leonardo Volturno, domani nel capoluogo lucano, l'ultimo saluto all'indimenticato capitano del Potenza negli anni 90. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV. Lo avete sentito dai titoli, partiamo dall'emergenza coronavirus, 79 le nuove positività scoperte a fronte di 1058 tamponi processati, focolai attivi a Policoro, Venosa e Forenza. In crescita il numero dei ricoverati, facciamo il punto con Michelangelo Russo. Resta stabile la curva epidemiologica con un'incidenza delle positività attestata al 7,5%. Su 1058 test processati sono 79 i casi di giornata rilevati, 53 i guariti. Inserito nel bollettino anche un decesso avvenuto giorni fa al Madonna delle Grazie e che riguardava un 83enne di Bernalda. In crescita però il dato dei ricoverati, nuovamente vicino a quota 80, con 7 pazienti nelle terapie intensive. E intanto altre scuole sono costrette a chiudere. A Venosa 14 nuovi positivi relativi a 3 diversi nuclei, positività che riguardano anche alcuni bambini e ragazzi, quindi per alcune classi sono scattate la quarantena e la didattica a distanza. In particolare è chiuso il plesso della scuola dell'infanzia Giovanni Paolo II, 65 i casi attuali. Altrettanti ne conta Maratea, dove il sindaco è in attesa di conoscere dalla task force notizie in merito alla richiesta avanzata di sequenziare i contagi della cittadina tirrenica per cercare eventuali tracce della variante inglese. Intanto prorogata la sospensione in via precauzionale delle attività didattiche in presenza dell'intero corso dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Giovanni Paolo II, l'IPSEOA, da oggi fino a fine mese. A Forenza invece il primo comune che ha svolto le vaccinazioni agli over 80 sono state scoperte 9 positività. La maggior parte riguardano contatti familiari di persone già positivi, in corso i tracciamenti. E ancora 11 casi a Policoro. Capitolo vaccini, a San Martino d'Agri su 95 ultra ottantenni hanno aderito alla campagna in 75. Oggi punti vaccinali attivi a Viggianello, Aliano, Ruvo del Monte, Armento e Maschito. E parliamo proprio della campagna vaccinale che prosegue a rilento. Secondo uno studio del quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore, la nostra regione con questo ritmo potrebbe raggiungere l'immunità di gregge nel 2035. I dettagli da Mara Risola. Prosegue a rilento la campagna vaccinale anti-Covid nella nostra regione. Un sistema sprovvisto di una programmazione adeguata, a partire dalla raccolta adesioni e annessa logistica. Dalla task force regionale avevano assicurato che sarebbe stato attivato un numero verde, una piattaforma per prenotarsi, operativi da settimane in tutto il resto d'Italia, tranne che in Basilicata. Ma c'è anche il ritmo lento delle inoculazioni a destare preoccupazioni, con l'orizzonte ultimo della tanto agognata immunità di gregge. Uno studio in tal senso è stato realizzato dal quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore. Attraverso il monitoraggio costante del flusso delle vaccinazioni effettuate nelle singole regioni. In Basilicata le dosi attualmente consegnate sono state 34.205,
quelle somministrate 25.000, pari al 73%, mentre le persone vaccinate sono state oltre 10.000. Un ritmo decisamente lento, ma il quadro si complica ulteriormente, considerando il punto di vista della possibile copertura immunitaria. Secondo il report del Sole, l'ultima media mobile a 7 giorni di persone vaccinate nella nostra regione è di 149. A questo ritmo ci vorranno 14 anni per coprire il 70% della popolazione. L'obiettivo verrebbe raggiunto soltanto il giorno 4 luglio del 2035. Un tempo lontanissimo se davvero si vuole mettere in sicurezza la popolazione lucana. Qualcuno, come l'assessore Leone, per fare un esempio, potrebbe replicare con la storia della lentezza delle consegne effettuate dalle case farmaceutiche. Verità parziale se si considerano gli ultimi arrivi delle forniture, compresi quelli effettuati da AstraZeneca. E proprio sulle vaccinazioni con il preparato di AstraZeneca, il vaccino destinato ad insegnanti, personale delle carceri, forze dell'ordine, under 55, in Basilicata è calato il silenzio assoluto. Dove sono finite le 2.300 dosi arrivate la scorsa settimana? Ed ora parliamo dell'ospedale San Carlo di Potenza, perché il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'ex direttore generale Barresi contro l'annullamento della sua nomina. Sentiamo Fabrizio Di Vito. La storia d'amore tra Massimo Barresi e l'ospedale San Carlo di Potenza è stata breve e tormentata. A mettere la parola fine ci ha pensato il Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'ex direttore generale dell'azienda ospedaliera regionale contro la sentenza del TAR di Basilicata, che la scorsa estate aveva annullato la sua nomina, accogliendo il ricorso presentato dall'attuale direttore generale Giuseppe Spera, che in qualità di uno dei componenti della terzina di idonei individuati dalla Regione Basilicata per la guida del San Carlo, aveva impugnato davanti i giudici amministrativi la delibera con la quale la giunta regionale, all'epoca guidata dalla presidente facente funzioni Flavia Franconi, aveva scelto Barresi alla fine del 2018. Ad avviso del TAR, infatti, la regione avrebbe dovuto motivare meglio la scelta di Barresi ai danni di Spera, gli unici due rimasti in lizza dopo la rinuncia del terzo candidato e primo prescelto Angelo Cordone. La giunta regionale infatti aveva fatto cadere la scelta su Barresi unicamente perché presentava requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da ricoprire, motivazione che per il Consiglio di Stato non è ammissibile dal momento che la nomina del direttore generale, in quanto atto di alta amministrazione ampiamente discrezionale, richiede comunque la sussistenza di precise garanzie volte a scongiurare il rischio di una sostanziale arbitrarietà di una scelta. Per l'ex DG quindi le speranze di essere riabilitato alla guida della più importante azienda ospedaliera della regione finiscono qui. L'incendio che ieri ha interessato il tetto in legno di un'abitazione in via Eugenio Montale a Melfi, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, come stiamo vedendo in queste immagini. Un analogo episodio si verificò nel gennaio 2019 con conseguenze ben più pesanti, ma sottolinea il sindaco Livio Valvano, l'impatto emotivo è stato allo stesso modo pesantissimo per le due famiglie coinvolte. Il primo cittadino ha convocato per oggi una riunione della giunta municipale per occuparsi di questa emergenza e per valutare le azioni da mettere in campo, considerato il ripetersi di questo tipo di incidente a distanza di un tempo relativamente breve. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Sacar Service, vendita vetture e veicoli nuovi e usati, ricambi originali e assistenza qualificata. Vieni a trovarci in tutta sicurezza nel nostro showroom, dove troverai il mezzo perfetto per le tue esigenze, dal più grande al più piccolo. Sacar Service, competitività, competenza e cambiamento in via dell'edilizia a Potenza.
La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed estero con la fornitura e posa in opera di progettazioni, chiavi in mano, installazioni, assistenza, con sopralluoghi gratuiti di capannoni in struttura metallica, legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. ITM SRL a San Cataldo di Bella, potenza, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. ITM SRL, il gruppo, la nostra forza. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG, dopo Alleanza per il fotovoltaico, anche Elettricità Futura è scesa in campo contro la proposta di legge regionale che pone limiti alla potenza degli impianti. Tutti i dettagli da Mariolina Notar Giacomo. Il tono è determinato, ma c'è la disponibilità a collaborare con la Regione per fornire ogni possibile supporto. Il riferimento è la proposta di legge regionale che vieterebbe lo sviluppo di impianti fotovoltaici a 3 megawatt, un'iniziativa che rischia di bloccare un settore di attività con forte potenziale di crescita e che potrebbe contribuire in modo importante al miglioramento delle condizioni di benessere economico e occupazionale in Basilicata, senza contare il rischio di importanti investimenti programmati sul territorio regionale da numerosi operatori che negli ultimi anni sono stati protagonisti dell'innovazione delle tecnologie del fotovoltaico nella direzione di una maggiore efficienza, sostenibilità ambientale e sinergia con le attività produttive e agricole. Dopo l'Alleanza per il fotovoltaico è Elettricità Futura, l'Unione delle Imprese Elettriche Italiane, a prendere posizione. La principale associazione del settore elettrico italiano che aderisce a Confindustria e rappresenta oltre 500 imprese e il 70% del mercato elettrico nazionale, ha scritto al Presidente del Consiglio regionale Cicala e ai componenti del Parlamentino lucano, chiedendo di essere auditi in riferimento alla normativa che regolamenta lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nella regione. Tale provvedimento, spiega il direttore generale Andrea Zaghi, appare in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili e presenta numerosi elementi di pregiudizio analoghi a quelli già evidenziati dalle recenti sentenze del TAR di Basilicata o della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo anche quanto previsto in materia di tetto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto lesivo della competenza statale e delle norme comunitarie. Qualora la proposta di legge venisse approvata definitivamente, tali profili di incostituzionalità non potrebbero che essere oggetto di segnalazioni al Governo nazionale. I carabinieri della compagnia di Matera hanno denunciato a piede libero un uomo di Grottole ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione. Durante la perquisizione domiciliare in casa dell'uomo, i militari dell'arma, oltre ad un fucile regolarmente denunciato, hanno rinvenuto all'interno di alcuni mobili 2 fucili, una spada e una pistola revolver detenute illegalmente. All'interno di un fabbricato rurale di proprietà dell'uomo, infine, i carabinieri hanno rinvenuto numerose munizioni calibro 9. Armi e munizioni sono state poste sotto sequestro. Giochi in dono oggi per i piccoli della pediatria del San Carlo di Potenza. A promuovere l'iniziativa il Comitato Regionale delle Associazioni Sportive e Sociali Italiane. Sentiamo Donato Carbonella. Un regalo inaspettato per i piccoli del reparto di pediatria dell'ospedale San Carlo di Potenza, che hanno ricevuto in dono giochi, quaderni e colori grazie all'iniziativa promossa dal Comitato Regionale delle Associazioni Sportive e Sociali. La cerimonia di consegna, nel rispetto delle norme anti-Covid, si è tenuta nell'atrio dell'ospedale. Sono qui ad accogliere appunto questa associazione che ha inteso donare dei giochi ai bimbi della nostra unità operativa. Noi apprezziamo sempre questo tipo di gesto perché
e, come dire, si esprime la solidarietà della società civile verso questi bambini che sono ricoverati. A maggior ragione quando si tratta di associazioni sportive, perché quasi ad enfatizzare l'importanza che ha gli stili di vita nelle società moderne per consentire ai bambini che hanno un organismo in via di sviluppo di svilupparsi nel benessere che coniughi sia una corretta alimentazione, sia stili di vita, attività sportive e così via. Quindi sono molto compiaciuto e ringrazio questa associazione per questo gesto di solidarietà. Alla raccolta di giochi e materiale ludico hanno contribuito privati cittadini, associazioni e commercianti che hanno aderito con assoluto spirito solidale all'iniziativa, promossa dal Comitato regionale delle associazioni sportive sociali italiane. Abbiamo fatto questa raccolta, abbiamo sia tra i nostri associati, rivolgendoci anche al semplice cittadino e poi anche ad attività commerciali ed altre associazioni. Abbiamo avuto immediatamente il sostegno di tutti e niente, penso che l'iniziativa sia andata bene e ci stiamo preparando per la prossima. Il nostro è un ente di promozione sportivo e sociale, raggruppa 42 associazioni, tra associazioni culturali e associazioni sportive, e niente, prova a coordinare un po' tutto l'attività sul territorio. Abbiamo provato a portare un sorriso qui dove diciamo che il Covid è più sentito e questa situazione è più sentita. Quindi abbiamo voluto fortemente questa iniziativa e niente, ripeto, ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano e tutte le persone che ci sono state vicino. Un gesto di solidarietà che in questo martedì grasso ha regalato gioia e sorrisi ai piccoli ospiti del reparto pediatrico dell'ospedale San Carlo. Sì, grazie a Dio le associazioni ci sono vicine, ci sono sempre state vicine, indipendentemente dalla pandemia. Forse ancora con una maggiore sofferenza perché non possono avere il contatto diretto con i bambini per ovvie ragioni, e nonostante ciò trovano la forza, l'energia di pensare a questi pazienti ma anche ad altri con raccolte dei fondi che diventano sempre più difficili, sempre più leva sui cittadini, ma che rappresentano veramente una vicinanza fondamentale per i pazienti e per gli operatori. E siamo al calcio in Serie C, il Potenza si prepara alla gara di domani col Teramo, per l'11 di Mister Gallo inizia la volata salvezza, ma vediamo come se la passano le dirette concorrenti dei rossoblù in questo servizio. Se il Potenza è rimasto fermo al palo e alle palle di neve, il campionato è andato avanti e ha detto cose interessanti. La prima è che i rossoblù hanno evitato l'ultimo posto in classifica ed è già importante, ma le dirette concorrenti corrono e non hanno intenzione di fermarsi. Al momento il fanalino di coda resta una delle squadre più in forma del torneo, la Cavese, che ieri ha ceduto l'intera posta in palio alla Viterbese, ma la sensazione è che i tirrenici siano parcheggiati nei bassi fondi in via del tutto temporanea. Inchiodato a quota 17 punti anche il Bisceglie, che prima spaventa il Palermo, poi viene punito dal classe 2000 Lucca, calciatore raffinato e concreto che in futuro calcherà palcoscenici importanti. Il colpaccio però è della Paganese, che sorpassa il Potenza in virtù della vittoria in rimonta firmata a Squillace e Diop nello scontro diretto con la Vibonese, a cui non basta un Plescia splendidamente tirato al lucido. E ora proprio i calabresi sono nel mirino di tutte le squadre che agognano la salvezza diretta, che per il Potenza è già distante 5 punti. Si tira fuori dal mischione il Monopoli, che asfalta la Turris con un 3-1 prorompente. Nelle zone alte conferma il gran periodo di forma l'Avellino, Corsaro a Castellammare di Stabia con Maniero che lancia gli Irpini al secondo posto. Bene anche il Catanzaro, che spugna a Foggia con Di Massimo e Carlini, resistendo al quarto posto, e respingendo l'assalto del Catania, che batte il Francavilla di Misura con un rigore di Dell'Oglio. Casertana sempre al top nel 2021, ne fa le spese proprio il Teramo, prossimo avversario dei rossoblù. Una cosa è certa, quando mancano poco più di 2 mesi al termine del campionato, il Potenza di Mister Gallo non può più sbagliare un colpo. La volata per la permanenza è appena iniziata.
Si svolgeranno domani nel capoluogo lucano, nella chiesa di Malvaccaro, alle 10, i funerali di Leonardo Volturno, capitano del Potenza Calcio negli anni 90 e nei primi anni 2000. Il 7 aprile avrebbe compiuto 51 anni. L'indimenticato difensore rossoblu nel 2018 aveva reso pubblica la sua malattia. Volturno era affetto dalla SLA, la sindrome laterale amiotrofica, costata la vita a tanti altri campioni del calcio e dello sport in generale. Oltre a quella del Potenza, Volturno in carriera ha vestito le maglie di Francavilla, Avigliano ed Oppido. In chiusura, una notizia di calcio che riguarda la Serie D, la gara Molfetta-Lavello, valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie D Girone H, in programma domenica, è stata anticipata sabato 20 febbraio alle 14.30. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e buona giornata.